Benvenuti su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio Giuseppe Mazzella, giornalista, già responsabile dell'ufficio stampa della provincia e per noi è un caro amico, un grande ritorno. E oggi ci presenterà Ischia News Eventi, che è una pubblicazione che viene fatta a Ischia, parla di quest'isola meravigliosa e lui è condirettore. Peppino, ci descrivi un po' lo scopo, le ragioni di Ischia News? Lo scopo è quello di fare una rivista guida per il turista. Il problema di, voi sapete, l'importanza quantitativa e qualitativa dell'isola di Ischia. Pensate che all'isola di Ischia ci sono 40.000 posti letto, ci sono 400 alberghi e ci sono 3.000 imprese iscritte alla Camera di Commercio, c'è una presenza di circa 5 milioni di presenze di turisti stranieri. Abbiamo ormai un turismo che non ha più confini al tempo della globalizzazione. Una volta avevamo italiani e tedeschi, l'isola a due piazze, adesso abbiamo un'isola che è di tutto il mondo, quindi di cui gli italiani sono il 70%, però arrivano turisti russi, per esempio. Era impensabile che a Ischia potessero arrivare i russi. La rivista è una rivista che vuole guidare il turista attraverso i luoghi importanti, famosissimi, il Castello Aragonese, la villa di Sir William Walton di Lady Susanna, la Mortella, Villa Arbusto, la più antica colonia greca dell'Occidente che ha il suo museo sulla Magna Grecia. E poi vuole presentare pezzi di colore locale, l'albergo dove è stato Truman Capote nel 1949. E poi allo stesso tempo tutti gli eventi che si tengono nella lunga estate. Cioè, Ischia è un'isola che non chiude mai, che è sempre aperta. Una volta il turismo era 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi. Adesso il turismo è tutto l'arco dell'anno. Per esempio a Natale abbiamo fatto il Natale incantato con queste manifestazioni bellissime che si sono tenute soprattutto nel comune di Ischia, nel comune di Forio, quello che un profugo russo nel 1934 chiamava le due capitali dell'isola di Ischia, divisa ancora in sei comuni. Siamo nella città metropolitana, sei comuni Ischia sono obsoleti, devono essere soppressi e si deve fare un sol comune perché è necessario al turismo, all'economia. So che è una battaglia sulla quale tu, come scrittore, come giornalista, ti sei impegnato molto. Ma ritorniamo un attimo alla rivista. La rivista è scritta in due lingue, ovviamente in italiano e in lingua inglese. Ci puoi parlare della distribuzione? Cioè, come viene distribuita, quante copie, come è possibile reperirla? Perché ho visto che è una guida straordinaria, insomma, sia per i visitatori occasionali, ma anche per gli appassionati, per quelli che tornano ad Ischia ogni volta, ogni anno, insomma. Ecco, la tiratura è di 10.000 copie, poi sta anche sul web www.ischianews.com, è tirata in 10.000 copie ed ha 250 punti di distribuzione, gli alberghi, i ristoranti, i musei, i luoghi tipici, perché chi aderisce all'iniziativa? Perché questa è un'iniziativa che vive soltanto attraverso gli sponsor privati, non viene sostenuta, anche perché il quadro istituzionale è quello che è, la regione è quella che è, la provincia è quella che è, viviamo un momento di riassetto dei poteri e questo lo si sente anche nel predisporre nuove iniziative editoriali. Questa iniziativa dovrebbe essere sostenuta dall'azienda di cura, soggiorno e turismo, ma noi abbiamo un'azienda di cura, soggiorno e turismo commissariata come tutte le aziende della Campania da 40 anni. Quindi di questi temi, con un certo stile, cerchiamo anche di parlarne sulla rivista. Peppino, la rivista, io gli ho dato un'occhiata, la seguo anche via web, mi piace molto. La rivista, oltre ad essere una guida, io ho visto, contiene anche molti articoli che sono anche di ricostruzione storica, che raccontano fatti, aneddoti, situazioni particolari. Cioè, in realtà, voi fate 8 copie all'anno, insomma, grosso modo. In realtà lo scopo è quello di essere uno strumento non solo informativo e di vera e propria Bravo. guida, ma una vera e propria Bravo. strumento informativo sulla cultura, sulla vita, sulla storia di quest'isola. Perfetto, il giornalista ha colto in pieno l'obiettivo. Il turismo non si può fare senza cultura. Noi
puntiamo molto su questo segmento culturale per fare l'isola che non chiude mai. Come del resto Napoli, dobbiamo valorizzare il nostro enorme patrimonio storico, ambientale, che è unico al mondo, insomma, non lo dico io, insomma, la villa di Axel Munt a Capri è unica al mondo, insomma, sono ritornato qui dove sono stato per 26 anni, sono passato per via Cervantes, questa bella lapide di quest'anno passato da Cervantes a Napoli che sta lì, insomma, sono cose di una bellezza. Il turista diventa sempre più intelligente, non è più il turista. La vacanza adesso deve essere una vacanza intelligente, non è più la villeggiatura. Puntiamo tutti su questo. E... quindi un'informazione adeguata che sostiene una cultura adeguata intorno ad un turismo che deve essere di qualità. Quindi l'obiettivo di Ischia è quello di puntare sempre ancora di più sulla qualità e sulla cultura? Sì, sì. Pensate che questo numero di dicembre c'è la storia di Geoffrey e Kidd, che erano due americani, che nel 1930 decisero di passare un anno di vacanza, cioè il loro anno di luna di miele, di passare un anno in luna di miele all'isola di Ischia, e scrissero un libro, The Highland in the Sun, che è stato tradotto in italiano dopo 76 anni da una signora milanese. Io ho fatto l'intervista, Gina Menegazzi, la quale è innamorata dell'isola di Ischia, che ha scoperto Ischia grazie a questo libro. Questi due americani che scoprono come si viveva in quest'isola 80 anni fa, questa umanità degli isolani che dura ancora, e quindi giochiamo ancora nel turismo internazionale. Io ringrazio Peppe Mazzella, in bocca al lupo per la rivista e in bocca al lupo soprattutto per il futuro di Ischia e per il suo turismo. Grazie a tutti.